Grazie dunque a Carlo Verna. Comunque noi andiamo avanti ancora con il calcio, ancora calcio con quel variegato e smisurato universo che fa capo alla Lega Dilettanti di Elio Giulivi. È il momento della rubrica Il pallone di tutti. Mario Mattioli ci parlerà del campionato dilettanti, del campionato femminile, di quello di calcio a 5 e avrà anche come ospite il commissario tecnico Paolo Berrettini. Ecco dunque il pallone di tutti. Buon pomeriggio e benvenuti a Pallone di Tutti. Pensate, questa è la puntata numero 200. Giorni fa, e mi rivolgo anche a Paolo Berrettini, come sentito da Giorgio Martino, commissario tecnico della Nazionale di Calcio Dilettanti, giorni fa si guardava le vecchie puntate, i vecchi sommari, insomma, gli ho fatto un po' di conti, per curiosità, e oggi la 200ª puntata, per cui è anche un traguardo che fa piacere un pochino a tutti. Benvenuti intanto a Paolo Berrettini, ne parleremo poi in seguito, durante la trasmissione, un po' di tutto quanto questo mondo difficile per un commissario tecnico in fondo, Certamente molto molto difficile, è difficile. molto impegnativo. E vediamo subito allora l'analisi dei vari gironi del campionato dilettanti. Nel girone A cade la Sanremese sconfitta per 1-0 a Casale, ma Camaiore e Massese pensano bene di imitare la capolista, cedendo a sua volta il Camaiore a Fossano per 3-0 e la Massese a Ponsacco per 2-1. Passiamo al girone B. Il Borgosesia non conosce ostacoli e passa a Novara superando lo Sparta per 2-1. Frenano le lontane inseguitrici, il Legnano 1-1 a San Paolo, il Verbania 0-0 in casa con il Castel Sardo. Nel girone C, in 3, al vertice, vista la sconfitta interna del Montichiari ad opera del Tecnoleno, il pareggio 0-0 del Trento a Valdagno, si aggiunge il Sassuolo Corsaro ad Arco. E proprio per questi tre girone vediamo subito la partita Val d'Aosta Pavullese, il servizio di Renato Godio, e Arco Sassuolo di Lorenzo Roata. Vediamo i servizi. La Pavullese in maglia blu conferma il suo buon momento e impone un sofferto pareggio casalingo ad un nobile ammalato, il Valle d'Aosta di Rosario Rampanti. I modenesi sono passati in vantaggio al 19° del primo tempo con Marino, bravo a bruciare sul tempo il proprio angelo custode e spedire alle spalle di Buda il suggerimento di Barbolini. Il Valle d'Aosta patisce il colpo e potrebbe capitolare altre due volte sulle iniziative di Scacchetti e Barbolin, ma prima Buda, poi Lugon ci mettono una pezza. I termali reclamano un calcio di rigore non concesso per questa uscita di Stanco su Girelli. In apertura di ripresa Stanco dice miracolosamente di no ad una punizione bomba di Fermanelli, ma nulla può al 64° sul colpo di testa di Milani, in mischia susseguente a calcio d'angolo. Nel finale due tentativi di Marino vengono sventati ancora da Buda e dalla difesa valigiana. Per la legge dei grandi numeri prima o poi doveva succedere, meglio con una delle più forti, dirà alla fine mister Manfioletti. Al comunale di Via Pomerio si è interrotta contro il Sassuolo la striscia positiva di 14 partite dell'Arco, caduto in piedi comunque. Primo tempo nel segno dei più quotati avversari emiliani, furbamente prudenti a una sola punta, imbottiti di bravi centrocampisti. Ritmo sostenuto sempre, addirittura l'Arco che in contropiede sfiora il vantaggio al 20°. Quasi autogol di Biondo, ma alla mezz'ora Rossi si inventa Platini. Calcio piazzato dal limite giusto nel 7, dove Michelotti non ci arriva. Nella ripresa al 7° il raddoppio del Sassuolo, di nuovo su palla inattiva, Rossi fa doppietta. Partita in tasca, ma che il Sassuolo, che ha speso molto, rallenta, girandola di sostituzioni nell'Arco. Alla terza, appena entrato, il ragazzino Caselli, classe 1980, corona l'esordio nei dilettanti con un gran gol, diagonale impeccabile, la rete che riapre la partita. Ma il Sassuolo stringe i denti e nel finale, con l'Arco generosamente in avanti, difende il 2-1 che vale il ritrovato primato in classifica, in coabitazione con Montichiari e Trento. Appassionante ammucchiata al vertice. Paolo Berrettini prendeva nota del ragazzo di Caselli, classe 80, perché a parte il portiere del Sassuolo, mi dicevi che è nazionale. Sì, di Leo. Di Leo. Ma come fare a seguire più o meno 3.500 giocatori e portare in nazionale una ventina? Diciamo 3.500 giocatori, se vediamo tutte le squadre dell'interregionale, certo. Ma per allestire una nazionale, chiaramente con
i 20 raduni che faccio, naturalmente per allestire appunto la nazionale, vedo circa 1000 ragazzi. Quindi è una delle nazionali, a mio avviso, più difficili da allestire. E sei convinto sempre di prendere i migliori? Ma non è presunzione, assolutamente, però visti i risultati, al di là appunto dei risultati, delle partite vinte, che sono da circa 2 anni che siamo imbattuti, quindi la nazionale dilettanti sotto questo punto di vista qua sta facendo molto bene. Però guarda un po' queste immagini, se ti ricordano qualche cosa. Ah sì, questo è finale universiadi. Universiadi, è stato un momento importante sicuramente della mia carriera, e soprattutto di aver avuto un gruppo di ragazzi veramente bravi, ma soprattutto uomini. Sono immagini che non dimenticherò mai, sicuramente. È stata una grande gioia aver vinto la medaglia d'oro. Beh, insomma, vince poi le universiadi, è stato un punto di partenza comunque, non lo dico a caso. Cioè, l'obiettivo nostro chiaramente non era quello di vincere le universiadi, di partecipare e di fare bella figura. Io ho avuto delle pretese da questi ragazzi che hanno delle grandi esperienze di Serie C, pretese tattiche, tecnotattiche, quindi tutto questo, con la loro serietà e la loro esperienza, siamo riusciti a centrare questo importante obiettivo. Benissimo, torniamo con Berrettini più tardi, intanto continuiamo la carrellata dei gironi del campionato dilettanti. Girone D, riprende, seppure a fatica, la mazza del Faenza 1-0 alla Fanalino Argentana. Rallenta la Piovigina 0-0 con il Caerano, pareggia anche Limolese a Portoviro per 2-2. Perde il Santa Lucia a Bassano per 3-1, insomma tutti giocano per il Faenza. Girone E, allunga ancora il Gubbio, vittorioso per 3-0 a San Sepolcro. Potrebbe essere la fuga buona, visto che la Narnese infatti ha pareggiato 2-2 a Pontevecchio, stesso punteggio casalingo del Castelfiore, con la Sestese. Girone F, la pioggia blocca lo scontro al vertice tra Aquila e Rieti. Alle loro spalle un'altra coppia, San Miletese, con la vittoria per 2-1 sull'Ortona, raggiunge il San Marino fermato sullo 0-0 a Senigallia. E vediamo proprio il servizio di Umberto Bracili sull'Aquila Rieti. E di riflessi sicuramente lenti, Giuseppe Ferraro, di Crotone, hobby principale l'arbitraggio, ha impiegato 45 minuti per capire che il manto erboso non era adatto per disputare una partita. Una gara, tra l'altro, importantissima, visto che di fronte vi erano le prime della classe. Migliori in campo sicuramente gli alpini, che prima della partita, muniti di pala, hanno tentato di far assomigliare il Fattori ad un campo di gioco. Partita iniziata con mezz'ora di ritardo, più di 4.500 gli spettatori che al rientro dell'arbitro in campo, dopo il riposo, hanno giustamente fischiato il protagonista negativo di questa giornata di sport. Per il regolamento, giocato il primo tempo, il biglietto d'ingresso è in pratica bruciato, ma la società rossoblù ha comunicato che il tagliando sarà valido per il recupero. Sarà la Lega a decidere ora la data. Detto questo, non ci resta che commentare quel poco che si è visto nel tempo giocato. Due tiri in porta del Rieti, un tentativo dei padroni di casa. Siamo al sesto, cerca di liberare Pacioni, palla a Cipelli che ci prova. E bravo Onesti. Ottavo minuto, crossa Mannucci, non aggancia in area Posa. Ultima emozione al 17esimo, Rieti in attacco. Il tiro è di Mosca e bravo Onesti. Per il resto solo scivoloni e azioni frammentate. Girone G, il campo basso travolgente 4-2 alla Procisterna, mentre alle sue spalle Giuliano e Terracina si autolidono con lo 0-0 finale. A questo punto noi vedremo il servizio della capolista, capo basso Procisterna. Il servizio sarà di Antonio Fatica, però occorre anche dire, e lo dico soprattutto agli amici di Giuliano, noi abbiamo fatto girare anche Giuliano Terracina 0-0, tra l'altro una partita in fondo deludente. Per ragioni tecniche il servizio non può andare in onda. Siccome, spiego, molti amici di Giuliano mi telefonano e dicono ma come mai il Giuliano secondo in classifica si sta ben difendendo, non lo fate mai. No, lo volevamo fare questa volta, lo faremo prossimamente ed è una promessa assoluta, questo per cui non me ne vogliate, ma questa volta sono ragioni che vanno al di là della nostra volontà. Allora, vediamo subito Campobasso, Procisterna.
Il Campobasso non conosce ostacoli di sorta. Contro il Procisterna ha colto il 21esimo risultato utile consecutivo. 4-2 per i molisani, ma le segnature potevano essere almeno il doppio se solo non si fossero sprecate tante palle gol. Insomma, i rossoblù hanno dimostrato ancora una volta di essere la degna regina di questo girone. Non ha difficoltà ad ammetterlo l'allenatore dei laziali Sanavia. Il Campobasso è la squadra, secondo me, la più concreta. Ha dei giocatori incredibili tipo Maiellaro, Giffuni. Sono giocatori di altre categorie. I gol della partita. Apre le marcature dopo 5 minuti l'attaccante Beneduce, che sfrutta al meglio un cross del terzino Moretti. Scampato un grosso pericolo con Bresolin, che non riesce a trafiggere il portiere mezzacapo, il Campobasso raddoppia con Izzillo. Salta più in alto di tutti ed anticipa di testa anche l'estremo difensore pontino Basili. Il Tris ancora di testa ad opera del difensore Minadeo, precisa la sua incornata. Nella ripresa il bomber Lunerti porta a 4 le reti dei rossoblù campobassani, merito che la punta divide con lo zar Maiellaro. Gli ospiti accorciano le distanze su rigore, Di Trapano trasforma senza difficoltà. Dopo un gol divorato dal terzino campobassano Mazzarella, l'infortunio del portiere locale mezzacapo, che si fa passare in mezzo alle gambe un innocuo pallone. Due episodi negativi in una partita da incorniciare, lo sottolinea l'allenatore molisano Belotti. Sì, è la squadra che quando accelera, quando pisa sull'acceleratore, non dà spazio, non dà tregua a nessuno, riesce ad andare in gol e riesce a chiudere magari la partita in modo dignitoso, come è stata la partita di oggi. Berrettini, torniamo con il commissario tecnico della Nazionale Dilettanti. Ora c'è la frequenza sul percorso di Coverciano. Sì, è da circa due mesi che ho iniziato il master, e quindi è un impegno, a mio avviso, importante per me, al termine l'8 luglio, e quindi poi... Sì, vedremo. È un impegno importante, però è anche un impegno propedeutico ad altre avventure, no? Per il momento... Non vogliamo percorrere i tempi, però tutti quanti lo pensano, peraltro. Ma certamente, io nel calcio bisogna sempre migliorarsi. Io, dopo aver ottenuto determinati risultati, chiaramente mi trovo bene nella Federazione Italiana Gioco Calcio, responsabile delle rappresentative under 18 e 19. Però certamente uno cerca sempre, appunto, come ripeto, di migliorarsi, e chissà se potrebbe venire qualcosa di positivo. Allora andiamo avanti con i gironi e andiamo in quel tritacarne, possiamo chiamarlo, che è il girone H. Ancora un giro della ruota, vediamo la classifica. Il Nardò pareggia a Reti Bianchi a Rutigliano, e allora al comando balzano Potenza 2-1 all'Angri e Noicattaro 2-0 al Derelitto Matera, mentre in rotonda 1-0 al Taranto ed il Pasano 2-1 al Melfi si appaiono allo stesso Nardò. Vediamo i servizi su Potenza Angri di Umberto Avallone e rotonda Taranto di Beatrice Volte. Vediamo. Per la prima mezz'ora sembrava un film dalla trama scontata tra Potenza e Angri, padroni di casa votati all'attacco alla ricerca disperata dei tre punti, anche se con una squadra priva di 4 titolari, ospiti racchiusi in retroguardia per non subire l'ennesima sconfitta in trasferta. E al 29esimo il gol del solito Spader su assist di Paparella aveva fatto pensare ad un'anticipata fine dell'incontro. Ma rimettere tutto in gioco l'incertezza del portiere lucano e il guizzo da manuale dell'opportunista di Parriale al 34esimo. Punto a capo per il Potenza, con partita diventata ad handicap per il contraccolpo psicologico e il campo sempre più pesante. Al 43esimo l'espulsione di Mirolo dell'Angri per somma di falli ed ammonizioni ridà la spinta ai lucani. L'Angri cambia la maglia nella ripresa, ma non la tattica, con la squadra sempre più arroccata in posizioni difensive per respingere gli assalti a ripetizione dei padroni di casa. Potenza che al 24esimo trova un improvviso corridoio nel bunker campano, con Daniele che pennella il tocco del raddoppio, difeso questa volta senza incertezze. Da Roma il presidente Giulivi chiarisce la posizione della Lega Dilettanti al microfono di Francesco Rossi. Ma la Lega Nazionale Dilettanti ha dichiarato agibile il campo dopo due comunicazioni scritte dal comune di Rotonda. Al 23 di gennaio mi arriva un'ulteriore comunicazione laddove i lavori non sono stati ultimati, eccetera, eccetera. Quindi c'è un'incoerenza tale su queste dichiarazioni che sono da procura della Repubblica Italiana. Il Rotonda, che contro il Taranto avrebbe dovuto giocare inizialmente a Maratea, è invece finito a Lauria, su uno sterrato d'aspetto rude ma di buona tenuta sotto la pioggia battente. Non si sa se questo sarà lo stadio destinato ad ospitare Granata fino a fine campionato.
salta il ritorno a Sapri, che ha regalato una generosa sponsorizzazione e un nutrito numero di tifosi. L'allenatore Carmine Pugliese si consola con la vittoria. Siamo consapevoli che la Lega non tornerà più indietro, insomma, per cui si è capito che l'obiettivo non era tornare a Rotondo, ma era non tornare a Sapri, per vari motivi probabilmente, in cui non voglio in questo momento entrare. Però nonostante questo siamo riusciti a produrre un buon calcio, soprattutto nel secondo tempo. C'è voluta questa punizione calciata con gran classe da Pirozzi per sfondare al 34esimo della ripresa la difesa ionica. Molta amarezza per il Taranto, la terza sconfitta consecutiva. Bisogna adesso essere bravi a gestire questa serie di sconfitte che secondo me sono inopinate e non rendono giustizia al Taranto. Abbiamo saltato il girone E, lo vediamo subito, allunga ancora il Gubbio, vittorioso per 3-0 a Sansepolcro. E potrebbe essere questa la fuga buona, visto che la Lanese ha pareggiato 2-2 a Pontevecchio, stesso punteggio casalingo del Castelfiorentino con la Sestese.